si rinnova di anno in anno l'impegno dell'associazione a cuore aperto in Africa. Nuova missione in Tanzania per i volontari della ONLUS, presieduta dal cardiochirurgo siciliano Giovanni Ruvolo, che da 14 anni collabora con le suore della comunità cristiani nel mondo ad Ipogono, nella regione di Iringa. Il progetto prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi, adozione a distanza, sostegno all'istruzione e alla formazione. Tanzania come associazione a cuore aperto per collaborare con la comunità cristiana del mondo qui ad Ipogolo, vicino ad Iringa, perché crediamo fermamente che la sanità è un diritto per tutti, anche per i più poveri, per quelli che non possono arrivare in posti lontani per curarsi. Allora crediamo che sia giusto andare in posti dispersi dove possiamo portare quel minimo di sanità che è un diritto uguale per tutti. E questo è un momento particolarmente delicato in tutta Europa. C'è un rifiuto dei migranti, c'è un rifiuto di coloro che magari vengono in Europa, in particolar modo in Italia, in Sicilia, perché fuggono da questi paesi, un po' per la guerra e un po' perché cercano speranze dal punto di vista lavorativo. Io credo che quello che stiamo facendo è la strada che bisogna soprattutto percorrere, cioè cercare di aiutarli nel loro territorio, cercare di farli evolvere dal punto di vista della formazione, della professionalità. E noi vediamo che tutti quelli che abbiamo fatto studiare, medici, infermieri, tecnici di laboratorio, e non ci chiedono di venire in Italia, in Sicilia o in Europa, ci chiedono di continuare a lavorare qui, anzi addirittura ci chiedono sostegno per specializzarsi e diventare ancora più bravi, perché vogliono contribuire alla crescita culturale, soprattutto nel campo della sanità di cui ci occupiamo, nel loro territorio. Quest'anno in particolare io credo che io debbo qualcosa all'Africa, perché sapendo che di dover venire qui ho fatto a settembre dei controlli cardiologici, io ero asintomatico, non avevo nessun sintomo, ma ho fatto dei controlli cardiologici e mi sono trovato le coronarie suboccluse e quindi ho messo 4 stent, e grazie al fatto che io dovevo venire in Tanzania. Quindi l'Africa credo questa volta mi abbia veramente salvato. Tre i medici impegnati negli screening cardiologici al dispensario del villaggio, insieme al professore Ruvolo, il cardiologo Paride Giannantoni e il cardioanestesista Andrea Farinaccio. Per me è la quinta volta a Ipogolo, ogni volta è un'esperienza nuova, anche se rispetto a 10 anni fa sono cambiate tante cose. Abbiamo notato per esempio che la gente comincia a percepire il concetto di prevenzione, cosa assolutamente inammissibile 10 anni fa. Quindi nel nostro dispensario abbiamo visto persone che vengono proprio per fare un controllo cardiologico pur sapendo di non avere grossi problemi, e abbiamo visto anche che sempre di più, anche se insomma c'è ancora tanto da fare, si comincia a percepire il concetto di terapia cronica da parte di una minoranza delle persone, ma che comunque è sicuramente un risultato del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Anche quest'anno abbiamo visto delle patologie molto gravi, una cardiopatia congenita complessa in un bambino di 4-5 anni con un canale atrioventricolare totale, che per chi è del settore sa cosa significa, gravi quadri di insufficienza cardiaca, e poi diciamo la maggioranza delle persone hanno una grave ipertensione con lo sviluppo di una cardiopatia ipertensiva. Sicuramente è sempre una nuova esperienza, è sempre utile venire qui in Tanzania e soprattutto è sempre una nuova esperienza di gruppo da condividere con un bellissimo risultato e ricordo che si riporta a casa. Per me è la prima volta che affronto un'iniziativa del genere. Quando mi è stato proposto dal professor Ruvolo a Roma ero sicuro di venire qui a fare un'esperienza importantissima e che mi avrebbe dato molti stimoli, ma non avrei mai potuto immaginare di vivere quello che ho vissuto.
di emozionarmi così tanto di fronte a un gap che a tutt'oggi è incredibile pensarlo, ma sembra incolmabile. E qui c'è tantissimo da fare. E dare un impegno, metterci questo impegno importante tutti i giorni e realizzare questo è veramente una cosa meravigliosa. Svegliarsi tutte le mattine e sapere di poter concretamente fare qualcosa, sia in termini di sanità, ma anche in termini di educazione sanitaria. Vi faccio un esempio, è incredibile come sia importante trasmettere che una terapia, ad esempio per l'ipertensione, qua gli ipertesi sono tantissimi, vada assunta tutti i giorni. Parlare con la gente, spiegare veramente e dare un'educazione sanitaria, anche questo significa vivere l'Africa in questa esperienza. E poi voglio ringraziare tutti i miei compagni di viaggio del gruppo portato qui dal professor Ruvolo e da sua moglie Margherita La Rocca, perché la vita di comunità è stata fantastica, è stata un'esperienza di condivisione che ha arricchito ancora di più questa missione. Quindi li ringrazio tutti e davvero spero di tornare un'altra volta per dare ancora. Quando vengo in Africa dico sempre che uno fa un trattamento di disintossicazione, perché questo arrivismo, questa angoscia nel voler raggiungere obiettivi che a volte sono molto, molto alti, insuperabili nei nostri territori, e poi alla fine ti rendi conto quando vieni in Africa che si può vivere senza guardare il tempo, non puoi avere l'orologio, non puoi averlo, e ritorni al minimo denominatore comune di uomo. Cosa che spesso e volentieri nel nostro Occidente non avviene, perché invece di avere come minimo denominatore comune l'essere uomo in quanto tale, abbiamo solamente i titoli, abbiamo solamente i prof, i dotti, i com, che alla fine ti rendono un uomo con la U piccola. A seguire personalmente progetti per la formazione scolastica e professionale la volontaria Margherita La Rocca. La nostra attività da ormai 14 anni mira proprio alla formazione sul posto di questi ragazzi, di coloro che chiedono di poter proseguire negli studi per costruire un avvenire diverso, un avvenire migliore. Io credo che questa sia stata l'arma vincente e sia stata la proposta veramente innovativa di una piccola associazione come l'Associazione A Cuore Aperto. I ragazzi sono stati tantissimi in questi anni, parliamo di oltre 200 ragazzi, però cogli con mano i risultati e i frutti del lavoro fatto. Li conosciamo tutti, sappiamo che ormai lavorano quasi tutti nel mondo ovviamente della medicina, perché quasi tutti sono infermieri, tecnici di laboratorio, e ci sono anche tra loro dei medici, e questo è per quanto diciamo come se l'associazione avesse archiviato i primi 10 anni del lavoro fatto in questo senso. Ora inizia una nuova sfida, inizia un continuare con i ragazzi più piccoli, quei ragazzi che fino a 10-15 anni fa erano bambini di scuola elementare, oggi sono studenti di scuola, di università, o che hanno finito le superiori e ci chiedono di continuare. In questo viaggio ne abbiamo visti diversi, sono stati aiutati ad andare all'università, in particolare Muna, una ragazzina orfana, la mamma era stata operata al cuore in Italia e dopo diversi anni è morta, lei è da sola, l'associazione sta garantendo per lei ed inizia a studiare medicina. L'altro ragazzo è Alex, è un ragazzino adottato quando aveva 4 anni, oggi ne ha 18 ed inizia l'università. E questo ti fa capire che se cambi il destino di uno puoi cambiare il destino di una intera comunità. Pure Alex vuole fare il medico e ieri è andato a studiare a Mafinga. Noi abbiamo sempre detto: se studiate, studiate per la vostra gente, se andate avanti non dovete dimenticarvi di chi rimane indietro, e il lavoro fatto in questa maniera può avere un significato, non ti devi dimenticare da dove vieni. Ecco, questo è l'altro messaggio che passa attraverso la presenza di questi medici che vengono con noi qui in una terra così lontana, e questo deve essere il frutto di un risultato che viene fuori anche attraverso i loro studi. Quindi io penso che non ci sono grossi ragionamenti da fare, sono le cose stesse che parlano. Ecco, oggi l'associazione A Cuore Aperto con la comunità cristiana nel mondo, che diventa il punto di riferimento qui in Tanzania, hanno ottemperato a quello che è il compito di una ollus e a quello che è il compito di suore o di sacerdoti che operano in questo territorio.
torneremo la prossima volta e sicuramente, diciamo, speriamo di trovare i risultati di quello che è stato fatto, ma soprattutto vedere che questa gente, se ha la possibilità di restare nella propria terra, di essere assecondato negli studi, non chiede di andare via, chiede di stare qui e poter migliorare le proprie condizioni di vita. E non c'è nulla di male se invece chi non può migliorare le proprie condizioni di vita cerchi luoghi migliori per poterlo fare. Se non apriamo a questo discorso, diventerà sempre un discorso fino a se stesso. Nel gruppo anche Don Saverio Pititteri, cappellano dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che da anni fa la spola tra la Sicilia e la Tanzania, dove ha seguito fra l'altro i lavori di costruzione di una nuova scuola, realizzata grazie alle donazioni di tanti agrigentini. Abbiamo iniziato questo nuovo progetto di evangelizzazione e di istruzione nello stesso tempo. Abbiamo attivato questo nuovo centro missionario nella zona di Chilolo, nel villaggio di Imbo, dove sorgerà la scuola materna per i bambini. Questo villaggio e i villaggi più vicini sono sprovvisti di una scuola per bambini piccoli, perché la scuola più vicina è a 5-7 chilometri. Quindi noi permetteremo ai bambini più piccoli di iniziare questo primo grado di istruzione vicino alle loro case, vicino alle loro famiglie. Un'istruzione che durerà un'intera giornata, la mattina con il pranzo nella stessa scuola e poi nel tardo pomeriggio possono ritornare nelle loro famiglie. Iniziare con l'istruzione è la cosa migliore, perché da là innanzitutto passa il messaggio culturale, quindi dall'igiene alla cultura, della cultura anche a mettere in serbo nella loro mente l'andare avanti, nell'approfondire anche le varie tematiche della loro vita, quindi l'istruzione scolastica, che è fondamentale, perché accanto all'istruzione scolastica poi nasce anche l'igiene. Che qui, come vediamo, nei tanti villaggi più lontani l'igiene non è per niente conosciuta. Questo progetto nasce con una donazione fatta a noi da Monsignor Calogero Lupo, ex parroco di San Vito, che alla sua morte tramite la sorella ci ha fatto pervenire questa offerta, e da là abbiamo iniziato i lavori, ma dopo con l'aiuto di tante altre persone che giorno dopo giorno hanno saputo mettere un piccolo mattone per essere la scuola di tutti, per essere un progetto che abbraccia la nostra terra di Agrigento con questa terra di Imbo, con la diocesi di Iringa. Noi, come ho detto, collaboriamo da sempre con la comunità cristiana nel mondo, che ad Iringa ha una missione. E tra le attività dell'ultimo anno c'è la costruzione di una scuola elementare, materna elementare, in un posto molto lontano qui dalla città, e come associazione, grazie all'aiuto di alcuni donatori, contribuiremo all'acquisto di tutto quanto serve nelle aule, quindi dai banchi, dalle cattedre, dalle sedioline per i bambini e anche per il refettorio, in modo tale che questi bambini possano avere quanto serve per iniziare questa scuola. I volontari sono stati ricevuti dal Vescovo della Diocesi di Iringa, che ha rinnovato l'apprezzamento per l'impegno profuso e i risultati raggiunti in questi anni. Il Vescovo ha sottolineato durante l'incontro l'importanza della cooperazione internazionale per dare risposte concrete, in particolare sulla sanità e l'istruzione. Noi, come suore discepole del Redentore nella comunità cristiani nel mondo, portiamo avanti la missione dal 1998, e le nostre attività principali sono la formazione delle ragazze che desiderano entrare nella nostra comunità e l'aiuto ai malati nel dispensario della missione. E ultimamente dal 2014 una casa famiglia che è intitolata a Carlo Acutis, un ragazzo morto a soli 15 anni di leucemia fulminante. Altre attività, come potete vedere, sono l'accoglienza di bambini per
attività ludiche, soprattutto il sabato. E poi ecco, in generale noi ci preoccupiamo di seguire le ragazze per la promozione della donna. Quindi questo, diciamo, è il lavoro che ci prende maggiormente. Naturalmente, come in tutte le missioni, le novità non mancano, quindi ogni volta che c'è qualche situazione di emergenza in qualche famiglia bisognosa, qualche bambino che è particolarmente malato, ecco, noi aiutiamo questi bambini, queste persone a vivere una vita più vivibile. Tra i volontari impegnati in diverse attività di animazione per bambini, Lara Pasquali, Lillo Restivo, Mattia Perri e Amedeo Vaccaro. Tutto il gruppo è tornato in Italia con un bagaglio ricco di nuove esperienze, grandi emozioni e tanta voglia di ritornare al più presto. Sono emozioni incredibili. Non pensavo, io ho fatto altre esperienze di volontariato in Italia, con bimbi anche, insomma, con delle disabilità. Ma a parte che la moltitudine dei bambini, cioè te ne sbucano uno ogni 20 metri, ci sta un bambino. Ma poi giocano con niente. Prima mi sono messa a giocare inventando una filastrocca. Mi sono ritrovata dentro a 30-40 bambini che volevano a tutti i costi darmi la mano per giocare a questo gioco che mi ero inventata in quel momento. Ecco, questo è qualcosa di straordinario che penso che soltanto l'Africa ti può regalare, perché la semplicità che trovi qui, senza sovrastrutture, senza nessun tipo di vincolo legato a quello che magari i mass media ti portano, è unica, è un'esperienza veramente unica. E sono partito dall'Italia con tante paure addosso, tifo, malaria. Invece l'unica paura che bisogna avere qui in Tanzania è la paura dell'amore, perché appunto quello è strabordante qui, quasi non sai di averne così tanto. Ed invece, paradossalmente, nel posto più povero del mondo scopri di avere tanto amore dentro di te. C'è così tanto da vedere in questo posto che hai pure paura a sbattere le palpebre. Ci sono ritmi lenti, aggregazione, case di creta con solo due stanze, eppure ci si sente vivi in questa terra. E sembra di vivere davvero in un altro pianeta, in un mondo dove il tempo si è fermato nel momento in cui l'uomo viveva la vita vera. È fatta di comunità, di famiglia, di sacrifici, di riconoscenza. La differenza fra noi, bianchi, diciamo, zungu per la loro lingua, e loro è sostanziale. Noi quando veniamo qua veniamo venerati da loro, mentre noi spesso li insultiamo. Invece la cosa diciamo, fondamentale è una che bisogna capire, e qui lo capisci davvero, che siamo esseri umani tutti e quindi non bisogna fare queste differenze bianco o nero, siamo tutti uguali. Questo posto mi ha insegnato che bisogna vivere senza giudicare, è quella la verità. E questo non significa che bisogna ignorare le mancanze altrui, ma appunto bisogna anche riconoscerle, accettarle e saper dire che va tutto bene, non bisogna provare vergogna. In queste mancanze bisogna vedere anche tanta bellezza, e io ne ho vista tanta in questo posto. E ho imparato anche che si può essere grandi anche quando si è piccoli, e che si può essere felici anche nella povertà. Per questa esperienza mi dovete consentire anche di ringraziare Don Saverio, missionario, uomo di chiesa e grande amico, premuroso. E l'associazione A Cuore Aperto, che dà un grosso contributo da anni in questa terra, e io con i miei occhi ho proprio visto il contributo che davvero sta dando. Poi l'onorevole Margherita La Roccaruvolo, che è stata una mamma per tutti noi che siamo partiti dall'Italia, e per tutto il villaggio di Pogolo, perché è stata davvero una mamma premurosa anche lei. Poi anche il professore Ruvolo devo ringraziare, perché io da sanitario ho avuto la possibilità, grazie a lui, di visionare, di poter toccare con mano la sanità di Pogolo e di questa parte della Tanzania, tramite le esperienze al dispensario e anche all'ospedale di Tosamaganga. Cosa dire più? Asante Pogolo, grazie davvero, e ci vediamo alla prossima, ci vediamo presto. La comunità cristiani nel mondo è da tempo punto di riferimento ad Iringa per chi arriva dall'Italia. Quanto è importante il contributo dei volontari ad Pogolo? Non è importante, è fondamentale, perché noi abbiamo bisogno di un arricchimento non solo materiale, ma soprattutto di un confronto, perché tutti coloro che vengono qui hanno talmente tanta freschezza, tanta gioia e tanto entusiasmo
che per noi rappresenta proprio uno stimolo a continuare, soprattutto quando siamo prese un po' dalla stanchezza, dalla monotonia, accogliere ragazzi, adulti, ognuno con i suoi doni, con il suo carisma, con il suo carattere. Per noi è soltanto veramente un arricchimento e una grande occasione per imparare e per crescere.